Siamo all'Eden di Licola per una serata all'insegna del canto, del ballo e del divertimento. Per comprendere il significato di questo evento, vediamo le interviste. Nando Russo, l'organizzatore di questa bellissima serata, disc giochi. Ecco, Nando, ci vuoi spiegare un po' come si svolge ovviamente questa bellissima serata? Sì, come ti spiegavo prima, Mario, è una serata di divertimento innanzitutto. Ballo, musica, divertimento e da mangiare, perché in questo locale oltre a ballare curiamo molto anche l'accoglienza dei nostri clienti, che sono persone che ci seguono da tanti anni, mi seguono da tanti anni e che abbiamo imparato a capire cosa desiderano, cosa vogliono, ed è quello che noi cerchiamo di dargli, l'accoglienza prima di tutto. Quindi Nando, ultimamente ti abbiamo visto impegnato per quanto riguarda la linea Bailando, quindi ecco, vogliamo un po' spiegare anche ai nostri telespettatori di che si tratta? Linea Bailando è una linea che oggigiorno è la più ballata, la più seguita dai vari maestri e maestre. Ci sono molti coreografi, la linea ha dei responsabili che sono Susi Ferraro, Carmine Corbo e Ciro Nardi, hanno creato questa linea e fanno parte di questa linea molti coreografi, sono una 25 persone che lavorano per la linea, fanno delle coreografie su alcune musiche, generalmente quelle che vanno più di moda, più di tendenza, e una volta fatto questo viene presentato il volume, questo volume poi viene distribuito alle varie maestre e maestri che lo insegnano alle allieve e agli allievi e poi le portano nei locali che hanno sposato appunto la linea Bailando. Nando, vediamo anche Tina Bianco, ovviamente la maestra Tina Bianco con le sue allieve. Grande, grande amica, grande maestra, grande professionista, ho avuto modo di conoscerla e diciamo che a pelle ci siamo capiti subito, è una bella persona, non voglio sviolinare, è una delle mie preferite, diciamo. Tina, ecco, un complimento bellissimo, però vediamo tutte le tue allieve onorare questi balli. Certo, vabbè, diciamo che stasera c'è una parte delle mie allieve perché purtroppo influenze varie ci hanno bloccato. Comunque io non vorrei ripetermi, però faccio tanta pubblicità al ballo, faccio tanta pubblicità ai locali dove ci sono serate come queste. Noi stasera, a differenza delle altre volte, ci troviamo al New Eden di Licola ed è un locale dove in genere veniamo proprio per queste serate. È una serata dove sia gli operatori tecnici, i camerieri, lo staff mettono a disposizione dei nostri voleri, diciamo. E poi le signore, cioè le coppie, escono e sono portati proprio a rilassarsi, cioè a godere di quei momenti di pace e di tranquillità, e diciamo anche la verità, la coppia ha dei momenti in cui può sentirsi un po' più unito a differenza del tutta la settimana. Allora anche se c'è un ballo lento, una rumba, la coppia ritrova un po' di intimità. Io stasera ringrazio il New Eden Salvatore, là c'è Elio, pure mio marito che balla con me, per averci dato l'occasione di essere qui con il mio gruppo e con voi. Elio, anche una terapia il ballo, quindi oltre a tenere su psicologicamente mantiene ovviamente allenato il corpo. Certo, principalmente il corpo deve essere allenato e lo si può fare con si mangia, però poi dopo si deve bruciare e quindi c'è la musica e c'è il ballo e si mantiene in forma. La coppia della serata, quindi Tina Bianco e Elio Russo. Elio, una bella soddisfazione vedere divertirsi queste belle donne e non solo. Beh, certo, è chiaro, quando si organizzano queste cose la preoccupazione riuscirà, la gente si divertirà, poi alla fine il risultato lo dà guardando le persone e sorridere. E quindi significa che la serata è andata a buon fine e quindi sperano di ripeterla quanto prima possibile, un'altra serata come questa. Allora, io sono Angelica Giaquinto e insegno al Jumpy Club. Loro sono mio figlio Carmine Porpora, la ballerina Ramona De Santis e frequentano la scuola Fuori Tempo del maestro Antonio Savonaro.
vediamo due ballerini che ovviamente sono famosi, ecco, anche la RAI ha ripreso ovviamente il ballo, ma soprattutto ecco questa disciplina bellissima. Loro sono stati al programma RAI 1 in diretta tramite il loro maestro Antonio Savonaro. Loro principalmente ballano ballo latinoamericano da competizione, sono arrivati sesti al campionato italiano e fanno competizioni e maggiormente vincono sempre il primo posto. Nando, tu coinvolgi giovani, ecco, meno giovani, come fai, ecco, con questa maestria? Io dico sempre che queste cose devono essere, sono già dentro ognuno di noi. Io da piccolo avevo 6 anni, 7 anni, mi mettevo vicino al televisore di casa mia e cantavo insieme ai cantanti in televisione, quindi già all'epoca avevo questa cosa dentro. Poi pian piano è cresciuta sempre di più e adesso senza musica non riesco a stare. Per me è vita. A volte vengo a suonare e vengo a fare le mie serate anche con la febbre. Una tachipirina passa e va avanti, ma se devo stare a casa è peggio. Nando, perché l'Eden? L'Eden perché io dico sempre è una famiglia. Abbiamo creato un gruppo di persone che quando vengono qua stanno bene con me, io sto bene con loro, ma poi stanno bene loro nell'insieme, tutto insieme. Questo significa veramente creare una famiglia in un ambiente come questo, che non è facile, che sono ambienti un pochettino tosti, e dove c'è un po' anche di competizione. Qua non si nota. Gennaro Perillo, quindi titolare di questa location, di questo ristorante, ecco, Eden, paradiso del gusto. Ecco, vogliamo spiegare anche ai nostri telespettatori, abbiamo detto ballo, ecco, buon mangiare e divertimento. È nato dalla simbiosi familiare, fratelli, papà, mamma, che ci siamo messi insieme e abbiamo cercato di dare un divertimento associato ad un cibo genuino delle nostre zone. Ecco il segreto, voi fornite ovviamente da fornitori locali, ecco, vogliamo spiegare anche come nasce la qualità? Sicuramente tutta roba locale, tutta roba ortofrutta, pesce, tutta zona, tutta roba locale, chilometri proprio zero. Salvatore Perillo, quindi lei si occupa della sala e non solo, quindi è lei che riceve ovviamente, ecco, gli inviti da parte dei clienti, degli ospiti. Sì, i clienti mi chiamano, cerchiamo di farli stare bene al loro agio, cerchiamo di accontentarli su tutto, cerchiamo di farli stare a casa loro. C'è sempre la mamma che ovviamente osserva e dà dei saggi consigli. Certo. Poi vediamo anche i clienti che sono molto affezionati a voi. Sì, abbiamo una clientela molto affezionata, selezionata, tranquilla. Allora una mattina mi sono svegliato, seguivo il telegiornale, sentivo la radio, gente che parlava al telefonino e mi sono detto, so chiacchiere perché bisogna fare i fatti. Allora questo mi ha dato spunto a questa coreografia che si chiama Bla Bla Bla, cioè si fanno tante chiacchiere, tante parole, alla fine i fatti sono pochi, però cerchiamo di farli diventare tanti con il ballo e io ho cercato di coinvolgere un po' loro e devo dire che mi hanno seguito alla grande. Nando, ci vuoi presentare ovviamente questa bellissima maestra di ballo? Paola Gioielli, bellissima maestra di ballo, molto brava, professionista, seria, ma lei è di casa all'Eden,
sta qua tutti i venerdì, tutti i sabati, tutte le domeniche, e non gli fa, nessun altro gli fa cambiare idea. Chiunque la invita negli altri locali lei risponde: no, devo andare all'Eden. E questo è un piacere. Lei ha anche una scuola di ballo, vogliamo dirla ai nostri telespettatori? Certamente, la mia scuola di ballo si chiama Happy Oro Dance. Signora Rosa, ecco il ballo, cosa fa il ballo? Ringiovanisce? Ah, certamente che ringiovanisce il ballo, la musica mi piace moltissimo e il ballo mi fa sentire sì giovane, perché io domenica vengo a festeggiare il compleanno, che sono 68 anni. Nando, dicevamo il ballo ma anche il canto, quindi abbiamo delle persone che tu riesci a coinvolgerli. Sì, come ti dicevo, non è solo ballo, è anche canto, e coinvolgo tante persone. Una delle tante è un carissimo amico che l'ho fatto nascere cantante e adesso si può permettere il lusso di dire canto bene. Si chiama Giovanni, è per me come un fratello. Eccolo qua. Ecco, conosciamo un po' Giovanni Orlando. Prego, Giovanni, allora tu cosa ci canti stasera? I due fratelli, praticamente un fratello più grande e un fratello più piccolo. Bene, allora maestro, non c'è altro che ascoltare. Ok, allora, Nufrate Grande, lui è quello, diciamo, tra i due, non si capisce ancora chi è il più grande. Io sempre, Nando. È cresciuto insieme a te, questo passione, si è venuto proprio tale qual a me, ora con me, un cantare di questa emozione. Proprio guarda, è un come te. Tu stai ritto con questa città e si permesso di cantare, permesso una bella gamba. Tu vanno a scoprire di mare. Ma se marai non vuoi ancora piettate, io da prometta faccio un metto in te canzone che vuole essere cantata troppo te. Sì, canta per Napoli e per te e canta pure per mamma. Nando, come possiamo concludere questa serata? Allora, la concludiamo in bellezza perché, come hai visto, abbiamo fatto cantare, abbiamo fatto ballare, hanno mangiato bene, si sono divertiti. E allora cosa dire? Viva il ballo, viva la musica, grazie a voi e viva il New Eden!